Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni la parola di Dio cresceva e si diffondeva. Barnaba e Saulo, poi, compiuto il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone, detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre si stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: «Riservate per me, Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel mondo come luce perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose, dunque, che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me». La venuta di Gesù nel mondo provoca una scelta. Chi sceglie le tenebre va incontro a un giudizio di condanna. Chi sceglie la luce avrà un giudizio di salvezza. Il giudizio sempre è la conseguenza della scelta libera di ciascuno di noi. Chi pratica il male cerca le tenebre. Il male sempre si nasconde, si copre. Chi fa la verità, cioè pratica il bene, viene alla luce. Illumina i cammini della vita. Chi cammina nella luce, chi si avvicina alla luce, non può fare altro che buone opere.